Sono belli questi sabati, dai, ammettiamolo, perché io di sabato mattina ho detto, vabbè, con un paio di persone riuscirò a fare questa e la Roma in versione speciale di sabato. E invece vedo che quasi tutti gli amici e amiche hanno risposto sì, chiaramente secondo le loro esigenze e secondo le loro disponibilità, mi rendo anche conto che sabato è giornata di spesa per tutte le famiglie, per cui se qualcuno è mancato lo recupereremo venerdì prossimo. Allora, questa è la Roma, Spreaker, Spreaker con la K si scrive sul motore di ricerca, Stapp Radio Stefano Tini, RDA Radio 1 Roberto De Angelis con la doppia S, Radio Roma Sport di Alberto Fiano, Audio Sport News di Guglielmo Timpano, RDA Radio 7 Sud Regno dei Borboni, Niceto TV, Radio Web TV da San Pier Niceto in provincia di Messina e nel nord Italia abbiamo Audio Radio Friuli Venezia Giulia Nord-Est e Radio Bomber Friuli Venezia Giulia. Quindi ce n'è per tutti i gusti, lingue, razze e religioni. Abbiamo sentito prima il direttore di Radio Bomber Friuli Venezia Giulia parlare dell'Udinese in 91esimo minuto. Torniamo a questa è la Roma con l'amico Vittorio Bellucci. Vittorio, buongiorno a te, come stai? Buongiorno a tutti voi, buongiorno a tutti voi. Come sto? Dai, in attesa di questa bella gara contro il Palermo, assolutamente. La direttrice mi dice se ti eri svegliato, ma penso che ti eri svegliato da un bel po', insomma. Sì, ma io poi il sabato vado in bicicletta, dai, qualche cosina faccio il weekend, ancora nonostante l'età. Vabbè, nonostante sei un bambino, diamine. Lo so, 45 anni, insomma. Vabbè, ma se ne avessi ho visto i capelli bianchi, cioè io qualche giorno fa mi sono guardato allo specchio e ho detto porca miseria, mi stanno a crescere i capelli bianchi. E lo sai perché li devi tenere da conto i capelli bianchi, caro Vittorio? Perché sono quelli che non ti cadranno più. Ah, lo vedi? Quindi più diventano più i capelli diventano bianchi, il maggior numero diventa bianchi e meno sarai calvo nella terza fascia. Vedi? Questo vedi? È un segreto che ho scoperto da poco andando in un centro così di ricostruzione per vedere i costi, poi ho lasciato perdere, me ne sono andato. Però mi ha detto l'Antonio Conte di turno, insomma. Sì, però ho detto un giorno di incontro con i capelli alla Sandokan. Esatto, ho detto dico no, perché io odiavo che mi venivano i capelli bianchi. Dice, ma magari gliene fossero venuti 4 volte di più. Dice, ma che sta dicendo? Ero vecchio a 30 anni. Dice, sì, ma i capelli ne avrebbe persi molti di meno. Perché il capello prima diventa bianco e meno cade. Capito? Diciamo che questi, i capelli bianchi mi sono arbitrati con Real Madrid adesso. Sono venuti con Real Madrid. Allora, sì. Veniamo da Roma... Real Madrid a Roma-Palermo, miglioramenti, peggioramenti, che ne pensi? A me la Roma è piaciuta con il Real, non sono di quelli che è felice perché abbiamo perso immeritatamente. Mi dà molto fastidio questo silenzio che abbiamo come se fosse stata una cosa normale. Ragazzi, guardate che mercoledì ci hanno fatto un furto colossale. È un furto clamoroso, perché il Real sicuro passa il turno, perché è più forte della Roma, però ci sono due rigori clamorosi per la Roma, il primo gol è in fuorigioco di Cristiano Ronaldo, cioè, si parla di un furto clamoroso, qui non dice nulla nessuno, tu contro il Real Madrid, cioè, Szczęsny, ditemi quante parate ha fatto. Cioè io non le ricordo, grandissime, io parate di Szczęsny, non le ricordo. Ne ha fatte pochissime, è vero. Quindi questi hanno fatto due tiri in porta, tra l'altro uno in fuorigioco e autogol di Florenzi che va a finire sotto l'incrocio dei pali. Io posso capire il primo rigore non dato a El Shaarawy, ok, non si è visto, ma il secondo su Florenzi mi fai pensare male, cioè io sinceramente ho pensato male. Quello il secondo penso su Florenzi è clamoroso, come fai? Non lo so, sinceramente, io penso male, perché io comincio a pensare, Roberto, che voglio dire anche una cosa pesante, cioè da quando c'è qualcuno alla federazione, io vedo che le squadre italiane comunque sono danneggiatissime in Europa, cioè sembra che da qualche anno a sta parte ci sia stato un disegno proprio per farci fuori, ma anche dagli stessi sorteggi. Io non voglio dire che sono pilotati, però se permettete io ci penso, perché è mai possibile che le squadre italiane tutte incontrano sempre grandissime squadre, Juventus Bayern, Roma Real Madrid, Napoli Villarreal, Fiorentina Tottenham, la stessa Lazio con il Galatasaray che comunque è una squadra che scendeva dalla Champions League, e poi vedo che
Gent Wolfsburg, Benfica Zenit, insomma altre squadre che si incontrano così minori. Cioè sono anni che noi comunque facciamo i sorteggi, sono anni, da quando c'è qualcuno alla federazione, non lo so, cioè, mi fa pensare strano questa cosa. E poi arbitraggi sistematici, cioè quello di Roma Real Madrid è un arbitraggio che mi ha fatto pensare, ti devo buttare fuori, di riffo di raffa, deve passare Real Madrid perché ha più blasone, perché comunque mi porta più soldi, perché c'è Cristiano Ronaldo, perché non è possibile che tu non vedi un calcio di rigore come quello su Florenzi. Non anche ci perché, posso credere, non anche è possibile. Perché era posizionato benissimo oltretutto, no? Sì, non è possibile, ma già i primi 10 minuti, se vi ricordate, c'è un fuorigioco non dato al Real Madrid, clamoroso di 3 metri, il fallo di mano di Cristiano Ronaldo, ma è clamoroso che non lo ammonisce, è pazzesco, dopo 7-8 minuti un giocatore come Cristiano Ronaldo che cade a terra volontariamente da quella botta al pallone, si alza con il pollice alzato quasi a prendere in giro l'arbitro e non lo ammonisce, è clamoroso. È clamoroso, perché se quel giocatore si fosse chiamato, non lo so, Sadik, veniva ammonito, e non è giusto, forse dopo 7-8 minuti Cristiano Ronaldo un cartellino giallo, e chi me lo dice che magari una tattica anche di un difensore falla innervosire per farlo espellere dopo 7-8 minuti, e magari mi salta anche il ritorno, cioè può cambiare la partita, può cambiare la gara. È vero quello che dici, molto vero. E soprattutto sono strane sensazioni dovute a determinate situazioni che abbiamo visto. Se non altro, però, abbiamo il coraggio di dire che sono sensazioni davanti a certe immagini. Magari non facciamo proclami di campionato già venduto, comprato e ormai schedato e stabilito. No, assolutamente. Però pensare, negli ultimi anni i sorteggi delle squadre italiane sono sempre difficilissimi, ma parlo anche a livello di nazionale, guardate anche questo europeo, l'Italia è nel girone più difficile, guarda caso la Francia che gioca in casa praticamente ha un girone che gioca con le squadre materasso di tutta d'Europa. È possibile che sia un caso questo? No, hai detto bene, gioca in casa. Che pretendi? Non è giusto però, perché lì ci sono le palline che tirano fuori e deve essere un sorteggio. Non ci scordiamo che la Francia è andata agli europei col gol di mano di Thierry Henry tanti anni fa, eh? Sì, cioè, l'anno scorso la Roma, ricordate il girone di Champions che ha avuto? Clamoroso, tutte, non ce n'era una, tutte stavano lì, una più forte di un'altra. Poi in Coppa UEFA Fiorentina, è vero stavi male, ma insomma non è una squadretta. Quest'anno Barcellona, esci fuori, arrivi secondo, Real Madrid, la Juventus, Bayern Monaco. Cioè, possibile che non c'è mai una volta che alla Roma capiti, non lo so, non dico che non che passi facile se incontri il Benfica, perché te la devi comunque giocare, però se permetti c'è un po' più di chance, no? Se me la gioco col Benfica che con Real Madrid. Soprattutto ho un arbitro che non ha la paura di arbitrare contro il Real Madrid, perché quell'arbitro aveva paura di arbitrare contro il Real Madrid, perché non è possibile, ripeto, è stato clamoroso il fallo di mano di Cristiano Ronaldo, fuori gioco e gol, 2 calci di rigore, cioè non lo so, che deve essere, che deve fare uno? No, che cosa doveva metterla dentro quando è capitata l'occasione, però scusami, È vero, poi ci sono gli episodi. Diciamo il destino che non ride mai ai colori giallorossi, perché il primo gol di Cristiano Ronaldo il tiro è centrale, quella palla c'è nella stoppa di petto perché stava proprio lì sul posto e quella palla si alza e va a finire sotto l'incrocio. C'è l'episodio che come al solito va a sfavore della Roma e va a favore di chi è potente, è sempre così, tu vedi anche in Italia, no? Juventus-Napoli, la squadra potente, la Juventus. Comunque il Napoli gioca bene, gioca tutto bene, al 90° tiro di Zaza deviato da un giocatore del Napoli e va dentro. Cioè, sembra veramente, guarda, gli episodi vanno sempre a favore delle squadre. Oh, poi aspetta, è clamoroso. Il tiro di Zaza, ma vogliamo dire che Reina stava pure troppo avanti alla linea di porta? Sì, forse non si aspettava quella deviazione, lui aveva provato ad
avvicinarsi, però stava troppo avanti, sì, indubbiamente. È inutile che se la prende con i suoi, lui stava a quei 2-3 metri avanti che hanno fatto sì che lui non potesse più intervenire per deviare quel pallone, è diventato imparabile. È vero che c'è stata la deviazione, per carità, però... Caro Roberto, contro il Real Madrid sai che cosa? Ho pensato a Gervinho, sinceramente. Addirittura. E perché? Sì, perché hai visto Salah, no? Salah avete visto come ha messo in difficoltà Real Madrid da quella parte. Salah per gli è stato devastante, poi è vero che sotto porta ha sbagliato tanto, però quando aveva il pallone tra i piedi Salah li ha messi veramente in ginocchio. Immaginate Salah da una parte e Gervinho dall'altra. Sì, questo è vero. Poteva essere completamente diversa, con due giocatori così rapidi che potevano partire dagli esterni, una a destra e una a sinistra. Peccato. Mi dispiace che non abbiamo giocato ad armi pari, questa è la cosa che a me è dispiaciuta molto. Mi sarebbe piaciuto, insomma, vedere una partita con un arbitro normale, non che indossasse la casacca del Real Madrid, insomma, però la stessa cosa possiamo dire in Fiorentina-Tottenham nella partita del Napoli e anche in Galatasaray-Lazio, perché tutti gli arbitri hanno indossato le divise delle squadre estere, in quanto rigori inconfutabili c'erano per la Fiorentina, c'erano per il Napoli e ce n'era anche uno per la Lazio. Sì, ma il discorso che sto facendo da un po' di tempo, cioè sembra come che ci sia un disegno contro le squadre italiane, tra i sorteggi, tra gli arbitri, cioè quando noi diciamo in Europa contiamo poco, ma a livello anche di nazionale, ricordiamo l'ultimo mondiale come siamo usciti, no? Abbiamo fatto schifo, nessuno lo mette in dubbio, abbiamo giocato male, però Suarez dà un morso addosso a Chiellini. Certo. Insomma, c'è stata un'espulsione di Marchisio clamorosa, se vi ricordate, sullo 0-0, clamorosa. Non c'era, era la cartellina gialla, tu sei rimasto in 10 e comunque sei uscito. E ti hanno falsato pure la partita, certo, quindi da un po' di tempo che vedo questa cosa, non lo so il motivo, però sembra come che forse vogliono vendicarsi dei tanti anni che abbiamo vinto in passato. E poi sono molto portate le squadre spagnole sono portatissime. Perché sono già forti, aiutate, figli miei, dategli subito tutto allora. Eh sì, sono le squadre del momento, no? Sì, sono qualche anno, insomma, che sono ormai è un periodo, perché sono circa 10 anni, basta pensare alla nazionale, squadra che ha vinto tutto negli ultimi 10 anni, ma per carità hanno dei fenomeni, perché vedere Sergio Ramos, ragazzi, Sergio Ramos è un difensore eccezionale, è fantastico vederlo giocare come ha giocato anche contro la Roma, cioè qualcosa di sembrava next da resta certe volte. Immaginatevi quella difesa che era composta da Sergio Ramos, Puyol che era fortissimo e Piqué, cioè ragazzi, stiamo a parlare veramente di tanta roba, una difesa, e poi al centrocampo Iniesta, Xavi, ok, tutto quello che c'è, però era una squadra che già in difesa era una squadra fortissima e ancora adesso è fortissima. Per me la Spagna è ancora adesso la squadra favorita anche per il prossimo europeo, perché comunque ha una cantera, vediamo il Villarreal insomma contro il Napoli, A proposito di difetti, di cose che non vanno, in emergenza anche Spalletti utilizza Florenzi come falso terzino destro, poi sempre sto caso che davanti a Florenzi si presentano dei colossi o di bravura o di statura e Florenzi rimedia, diciamo così, una magra figura. Possibile che se manca Maicon che ha 95 anni, non puoi schierare Torosidis perché è all'altezza, tu non hai un terzino destro di ruolo da prendere addirittura dalla primavera, perso, provi quello. Torosidis purtroppo sta male, quindi purtroppo questi sono gli errori che sono stati fatti sul mercato. Per carità, Florenzi non ha giocato male, perché Cristiano Ronaldo fino al momento del gol si era visto pochissimo. Poi purtroppo c'è di fronte comunque un fenomeno, il secondo giocatore più forte del mondo, perché il primo che rimane Messi, secondo me, a mio giudizio, insomma, Messi pure più simpatico, simpatico. È un altro livello, com'è? Pure più simpatico. Sì, indubbiamente, ma guarda, a livello di Cristiano Ronaldo, adesso anche Neymar comincia a essere un giocatore straordinario, perché sta dimostrando di essere un giocatore straordinario.
Infatti la Champions ha meno di cose clamorose, credo che il Barcellona insomma la rivinca anche quest'anno, perché è una squadra nettamente più forte delle altre, a meno che non succeda un cataclisma, ma insomma mi sembra una squadra irraggiungibile per tutti. Però tornando a noi, l'errore di mercato, il terzino destro è maledetto, quindi quello è stato un errore che ci siamo portati avanti per tanto tempo e ci porteremo avanti fino alla fine della stagione. Credo che l'anno prossimo sarà uno dei primi tasselli, il terzino destro da comprare. C'è Nura in primavera che gioca a sinistra, io so con certezza che Spalletti adora questo giocatore, che ha avuto quel bruttissimo problema insomma al cuore, sembra ne sia uscito fuori, e sono convinto che prima della fine del campionato Nura possa anche far qualche partita titolare nella Roma, qualche presenza, perché è un giocatore che Spalletti ama. Ne parlano tutti tanto tanto bene, anche Sabatini quando si è espresso su Nura ha detto che è un campioncino, un terzino molto molto forte. Li vediamo, magari uscisse fuori qualcuno dalla nostra cantera per portarlo subito in prima squadra. Preoccupano tante cose, caro Roberto, preoccupano gli ex giocatori che abbiamo nella Roma, perché anche Daniele Rossi, ahimè, ma è un ex giocatore, Daniele Rossi si è rifatto male l'altra volta, si parla addirittura fuori di un mese, tre, quattro, tre settimane, cioè è un giocatore insomma che... No, e quando si comincia... Esatto, quando si comincia così poi vuol dire che piano piano ti stai incanalando sul viale del tramonto, perché quando il fisico recupera più lentamente da qualche infortunio suona il primo campanello, no? Sì, io credo che anche l'anno prossimo la Roma debba veramente comprare un giocatore che possa sostituire De Rossi, cioè davanti la difesa o come difensore centrale se vuoi giocare con la difesa a tre, cioè non puoi più contare su De Rossi per l'anno prossimo. Perché è un giocatore purtroppo che ogni anno insomma si fa male ripetutamente. Quest'anno ci sono anche gli europei, quindi immaginate che arriverà anche un De Rossi stanco dagli europei. Cioè, io credo che la Roma l'anno prossimo debba assolutamente rinforzare gli esterni difensivi in primis, e a centrocampo deve prendere un paio di giocatori. Ho letto questa notizia, che spero che sia una bufala, di Paredes che all'Inter sta girando questa voce che la Roma sembra lo abbia già venduto all'Inter. Credo che insomma sarebbe l'ennesima bip di questa società, insomma, perché tenere Keita che c'ha 100 anni, prolungare il contratto a Maicon che ne ce n'ha 92, prolungare il contratto a Totti che ce n'ha 98, prolunghiamo il contratto a De Rossi che ne ha 76 e vendiamo Paredes, un ragazzo, ma che stiamo facendo? È l'ospizio a Roma. No. Io mi auguro che sia una stupidaggine, anche perché Paredes è un giocatore molto interessante, che l'anno prossimo proprio ecco per le condizioni di De Rossi, per vedere come ritornerà Strotman. No, no, che soprattutto è nostro, caro Vittorio, è nostro, per cui se è nostro deve rimanere nostro, perché se cioè, Paredes e Sanabria, magari Paredes no, ma Sanabria fosse rimasto anziché ceduto in prestito in quel di Spagna, con l'appannamento di Zego che abbiamo, io ritengo che Sanabria era il ragazzo giusto per fronteggiare le difese avversarie. Poi magari si appannava pure Sanabria, non lo so. Però se Sanabria è quello visto in Spagna, qui il signor Garcia veramente andava a simpatie e antipatie. Sanabria non rientrava nelle sue simpatie, pure che era bravo, stop lì. Non so se hai visto ieri la partita, ho visto le highlights dell'Europa League, il Bayer Leverkusen ha vinto fuori casa contro il Marsiglia in Francia, quindi una partita anche difficile. Migliore in campo c'è Zai, votato come migliore in come campo. Come no, me ne Leverkusen. Sono accorto. Tu sai che siamo partiti in due a cantare la canzone per Gedevai, poi siamo diventati 3, 4, 5, 6. Ogni settimana che noi programmiamo Questa è la Roma, in favore di Gedevai sono diversi nostri amici e amiche. Le donne perché anche. Magari, Roberto, avevi il terzino destro, perché sta giocando come terzino destro, anche ieri ha rigiocato come terzino destro. Tra l'altro, lui fa un assist bellissimo sul gol per cui fa un cross che a Roma ne rivediamo da 10 anni. Un cross bellissimo, in corsa, gira proprio sulla testa, un cross stupendo, però che sul pallone c'era scritto spingi e fai gol, perché gliel'ha proprio fatto fare lui, e gioca come terzino destro, e noi a terzino destro giochiamo con Florenzi perché non ce l'abbiamo, quindi lo avevi in casa, un ragazzino che gioca in Germania titolare, sì, sì. E che facciamo? Continuiamo a fare questi errori? No, e che poi...
a dichiarazioni dell'allenatore dell'epoca, diceva che aveva un carattere particolare, e lì ci credo, perché ancora il carattere si doveva formare, oggi è più freddo l'amico. E poi diceva che non avrebbe mai giocato da terzino destro in quanto non era il suo ruolo, lui giocava solo da centrale. È andato in Germania, si è adattato subito. Sì, ma posso anche aggiungere una cosa, Roberto, anche questa storia del carattere. Carattere particolare, ma che significa il carattere particolare? Che ti ribelli, cioè, che Maradona aveva un carattere particolare. Sì, ma ti ribelli al tuo allenatore. Ma dei caratteri particolari così in mezzo al campo. Cioè, io capisco pure il giocatore che magari è un po' eclettico, un giocatore con un carattere un po' bizzarro, un bravo allenatore è anche uno psicologo. È anche uno psicologo, è normale anche che magari un ragazzo che vede che tu non gli dai un minimo di considerazione, stiamo parlando comunque di un bambino, perché parliamo di 2 anni fa, è ancora giovane adesso. Quindi non gli dai un minimo di considerazione, non gli fai fare un minuto e mezzo a una partita, lo consideri l'ultimo, un ragazzo che viene da un campionato straniero, che magari ha problemi anche di lingua, ha problemi di cosa, e si sente escluso. E come reagisce? Reagisce che si chiude in se stesso, che fa i capricci, è così, è normale, e tu devi essere psicologo a capire. Sì, cosa, sì, no? Sì, sì, magari dargli sì, quella soddisfazione necessaria, perché in lui ci sono delle doti che fanno comodo alla squadra, cosa che non si è vista, come con Sanabria, che insomma Sanabria adesso spero di torni a Roma, ma io mi auguro che anche Paredes, questi ragazzi devono tornare a Roma, perché l'anno prossimo comunque tu non puoi più fare affidamento su Keita, su Totti, su De Rossi, su Maicon, su tanta gente, quindi è ora che ci sia questo rinnovamento della Roma. Bisogna fare un rinnovamento, cominciare a prendere quei 5, 4, 5, 6 ragazzi vogliosi di che combattono per la maglia. E è ovvio che non porti a casa solo ragazzi, poi devi pure comprare qualcuno affermato, però ci servono anche queste, le nuove leve. Sì, questo è vero, bisogna che entri anche nella testa di alcuni gruppi di tifosi che invece vivono sempre di revival e di Amarcord. Per loro il tempo non passa mai, e magari il tempo cronologico non passasse mai. Vorrebbe dire che io ho ancora 20 anni anziché 200, insomma, Ma sì, ma infatti basta, è ora di... anche io sono triste nel vedere il capitano in panchina, a me dispiace, secondo me Spalletti ha anche sbagliato a farlo entrare in quel momento. È un errore secondo me, perché a 3 minuti dalla fine, a 4 minuti dalla fine, non faccio entrare Totti sul 2-0 per il Real Madrid, magari faccio entrare un altro, faccio entrare Dick, pensa che ti arrivo a dire, magari un ragazzino, e non susciti tutte quelle polemiche, poi, perché si sa, sì, che se tu fai entrare Totti 4 minuti dalla fine, ormai è 2-0 per loro, è normale che Totti non può fare miracoli, no? Certo, quindi la passerella gliela devi far fare. Secondo me Spalletti ha sbagliato a farlo entrare in quel momento, però io credo che lui abbia capito il suo ruolo ormai, no? Quindi da quello che abbiamo visto. Aspetta, Vittorio, perché da quello che abbiamo visto, se fosse vera quella reazione verbale data dalla giornalista spagnola dicendo è inutile che mi intervisti, tanto io non conto più nulla qua. È chiaro che non ci siamo proprio, Ma io credo che lui con quella frase, insomma, possa... Io ho l'impressione che Totti quest'anno si ritiri. Ho questa sensazione, insomma, che lui sia l'ultimo anno. E a me dispiace, perché perdiamo comunque un pezzo di storia, un grandissimo giocatore e un grandissimo, insomma, uomo. Però è la... Intanto scusami, ma il gufo ci chiede di mandargli il link perché vorrebbe ascoltarci, Roberto. Il link? Il gufo vuole sentire il link? Sì, non riesce a sentirci, non riesce a collegarsi. Sì, ma deve andare su... Se non va su Spreaker non sentirà mai nulla. Certo. Nel senso, deve andare su Spreaker.com, deve andare su Spreaker.com, scrivere Stap Radio, andare a puntate, lì scorre la lista dove trova l'occhio del gufo. C'è allora la versione di oggi, anzi no di oggi, chiedo scusa, oggi è sabato, di ieri pomeriggio, che era venerdì,
E giù in fondo, se scorre la lista, c'è l'occhio del gufo della scorsa settimana che ha lasciato sbalorditi tutti noi, sia me che Stefano Tini, perché veramente ha fatto un boom pazzesco di ascolti. E quando io ti dico che questa è una trasmissione che va bene in televisione perché si vede bene, ci si può stare serenamente, ma papà Bruno Bellucci ha trovato la magia per far sì che se uno non lo sa che è andata in TV, sembra una trasmissione radiofonica, credimi, perché prova a sentirla e poi mi dirai se ho torto ragione. Poi se c'ho i link comunque li pubblico pure sulla pagina di Vittorio Bellucci. Comunque, ecco, il discorso della Roma, adesso Roma Palermo è una partita fondamentale, insomma, una partita importante da vincere. La Roma ha la grande possibilità, insomma, di arrivare terza in questo campionato. Al Palermo ha un giocatore, sai come la penso, viene a fermare l'unico giocatore che hanno, che si chiama Vasquez, è un giocatore che può cambiare la partita da un momento all'altro, è l'unico veramente giocatore forte del Palermo, che è una squadra mediocre. Non penso di dire un'eresia, insomma, nel dire che il Palermo sia una squadra mediocre, una squadra fatta male, una squadra piena di mezzi giocatori, quindi la Roma è nettamente più forte del Palermo, quindi sulla carta bisogna cercare di portare a casa questi tre. Allora, sulla carta è letteralmente più forte, poi la devi giocare la partita, però, perché non è che solo sulla carta. Certo, no, ma infatti non sto dicendo che si vince facile, in Italia non c'è una partita che si vince facile, cioè, tutte le partite sono battaglie, sono partite difficilissime, però credo che, insomma, la Roma abbia i mezzi per battere questo Palermo. Sarebbe importante, perché poi si va a Empoli, altra partita difficile, e poi c'è Roma Fiorentina. Dovremmo riuscire a fare 9 punti in queste 3 gare e poi vedere che succede, insomma, no? Perché la Roma deve comunque fare un filotto di partite, il 4 le ha già vinte, deve continuare su questa scia, andare avanti. Da quando c'è Spalletti, comunque, perlomeno sembriamo una squadra. Abbiamo una fisionomia di squadra, questo è importante. Cosa, ecco, questo, bravo Vittorio, questo è fondamentale. Abbiamo la fisionomia di una squadra. Prima eravamo 11 persone che giocavamo a pallone così, come se ci vedevamo fuori dall'oratorio, né più né meno. No, è vero, ma contro il Real, se ci fosse stato Garcia, avremmo preso 5-6 gol, ma sicuro proprio. Perché? Perché non avevamo proprio non c'era proprio l'organizzazione in difesa. Adesso cambiamo la squadra, cioè il Real Madrid fa un gol, il primo su autogol, perché se no non so come va a finire quella partita. Certo. Io poi ci ritorno, perché poi lì per lì ho detto ok, bella Roma, bravi lo stesso. Poi ripensandoci mi è venuto, sai, il rodimento, perché ho rivisto tutte le immagini, le cose, ho detto ma porca miseria, ma questi ce l'hanno proprio rubata, quindi è una cosa che mi ha dato molto molto fastidio. E beh, hanno sfruttato due circostanze favorevoli, mettiamola così. Sì, però noi abbiamo dimostrato di esserci in campo. È possibile che le circostanze favorevoli vanno sempre verso certe squadre? Poi se ci si mette pure l'arbitro con certe decisioni, sì, ti devo dire purtroppo amaramente di sì. Per questo dico, non, cioè Roma Real Madrid è stata palese, ti ripeto, ci sono delle cose clamorose, dal fallo di mano di Cristiano Ronaldo, perché tu mi devi dire non ammonirlo, al rigore su Floresti, i fuorigioco non visti, tante cose che non mi sono piaciute, tante cose. L'errore della Roma è stato quello di non punire al momento giusto, e soprattutto su quattro nitide occasioni da gol, almeno due le dovevi mettere dentro, perché sì, calcio, in qualsiasi Roberto, se tu vai in vantaggio, io sono convinto di questo, se la Roma riesce ad andare in vantaggio, la partita non la perdi mai. È vero, perché il Real Madrid poi si sbilancia. Ecco, il Real Madrid non ha una fisionomia di squadra. Il Real Madrid è la Roma di Garcia, però con i giocatori normali. Il Real Madrid si salva perché ha dei campioni, perché non ha una fisionomia di squadra, però ha dei giocatori che, pur giocando senza organizzazione, cambiano la partita da un momento all'altro. I vari Cristiano Ronaldo, i vari mancava Bale, cioè i nomi li conosciamo tutti. E quindi se noi
fossimo passati in vantaggio, il Real sicuramente veniva in avanti, si sbilanciava per cercare di recuperare la partita e ci avrebbe lasciato degli spazi enormi perché loro non hanno questa organizzazione, non hanno Giusto. questa organizzazione. Vittorio, noi ci E adesso sta. lasciamo con il più caloroso Forza Roma, dagli Roma per domani sera alle ore 20:45 e ti do il più cordiale buon proseguimento di sabato, buon pranzo e naturalmente buon fine settimana. Ci risentiamo stavolta, penso, di venerdì pomeriggio, non di sabato mattina come oggi. Però fa lo stesso perché 3x5, 5x3, poi alla fine dà sempre 15, no, Vittorio? Va benissimo, dai. Forza Roma, è sempre un piacere parlare con voi. Buon sabato e buona domenica a tutti e forza Grande Roma. Grazie della tua cortesia e disponibilità, ci risentiamo fra 7 giorni. Grazie Ciao a Vittorio, tutti. ciao ciao. Ciao. Ringraziamento a Vittorio Bellucci, noi vi lasciamo un attimo, io dico sempre dal più giovane al più vecchio, tutti orecchio all'apparecchio, grazie.